siamo qui finalmente con un mega unboxing. Quindi da quanto tempo? Ma da quanto tempo? Ma siamo ritornate tu con i capelli corti o con gli occhiali nuovi? Sì, ma mi sembra che già abbiamo sì, fatto tu con i capelli corti, sì. Allora, scusate se ogni tanto vedete il verde, ma non ci fate caso. Ho acquistato dal sito Fantasia di Dolci. Ovviamente non è nessun video in collaborazione, ma ho trovato un bel po' di novità. Ho detto no, devo effettuare l'ordine. Ci tenevo anche a dirvi che per il mese di febbraio, con un ordine minimo di 20 euro, non pagate la spedizione. E considerate che la spedizione costa 8 euro per gli ordini inferiori a 50 euro. Quindi secondo me vi conviene approfittarne. E per ordini superiori, cioè scusa, tu hai speso più di 50 euro, ma ne hai pagati lo stesso 8 euro? No, non le ho pagate. Okay. Ho pagato in totale, ho speso sui 55 euro. Che poi ho soffrito del 10% della newsletter, però ho dovuto superare perché se arrivavo a 49 mi si calcolavano gli 8 euro alla fine. Vabbè, comunque, ci tenevo a dirvelo, infatti sicuramente farò un ordine perché sono usciti le broscine che le fisarmoniche della Mulino Bianco, loro ce l'hanno, ma non le hanno ancora pubblicate sul sito, almeno oggi che è 31. Quindi, coltellino alla mano. Scartiamo, pesa tantissimo, mettetevi comodi perché sono 30 novità, almeno per noi. I prodotti sono 31, ma uno l'ho preso così perché era in super offerta, perché stava quasi per scadere. Anche per me è tutto nuovo perché io ho visto il carrello ma non mi ricordo niente. Cioè l'ho guardato giusto così il ma... Il pacco è scritto con TNT. Uno spoiler! Così la dobbiamo fare l'anteprima. Oreo, Socola Pie. Black Pink. Ma è grande! Oddio, non molto. Ah vabbè, però è più grande. Però... Ma è ricoperto! Dentro c'è la fragola. Lo sapevo. E niente, lo provo solo io. Oppure ci farò un mini video. Mi volevi ingannare, vero? Sì. Comunque, questa è molto carina. Poi, ho preso il Twix triplo cioccolato. Questa è una super novità. E quindi l'ho presa subito. Wow, questo mi sfida. Vai. Poi, quanti prodotti... Kit Kat melone, un'altra cosa che non mi piace, però carino questa idea. Galaxy cookies cioccolato bianco, speriamo siano buoni. 4,50 euro, mamma mia. Però li ho presi perché ho detto sì. Non li riesco a trovare. Dobbiamo provare pure delle novità un po' più così e quindi ho detto no, le prendo. Poi, sempre Oreo. Oreo. Sono double cream, quindi è lo spessore della crema un po' più alta, doppia crema. Non li avevamo mai provati crema. E quindi ho detto no, li devo prendere. Che bello. Ovviamente noi questi prodotti li proveremo insieme a voi, quindi mi raccomando, se è la prima volta, benvenuti, ma seguiteci. Vai. Vai, pezzo forte. Pezzo forte, le gocciole. Gocciole però quelle là, finger stick. Ah. Anche queste finalmente le stiamo cercando da una vita. Ma non le ritroveremo da nessuna parte. Vado. Questa al contrario. Wagon Wheels. Io le ho prese a caso queste. Infatti che sto scritto qua dentro, niente. È tipo secondo me una cialda con... Facciamo vedere. Il marshmallow, però se non sbaglio, uno era cookie e l'altro era un altro gusto. Vedi? Vedi, è proprio... Sì, con il marshmallow e ricoperto di cioccolato. Allora questo qui è quello basic. Biscotto, sì. E invece questo lo prendo io. Dovrebbe essere questo tipo... Questa è marmellata. Marmellata? Cosa ha scritto in gem? Ma forse dentro c'è la marmellata. Dentro c'è la marmellata. Non lo so, io l'ho presa perché era una novità, sì, non l'ho mai visto. C'è la marmellata. Aggiungere marshmallow e marmellata dentro. Marmellata di che cosa? Non so scritto. No, è in gem. No, non so scritto. Vabbè, penso fragole, frutti di bosco, okay. Queste cose un po' più così. Bene. Vai. C'è una scatola piena. Picnic Cadbury, questo mi ricorda tantissimo i Reese's. Allora, io questa è una copia secondo me, perché io vedo qua pure d'arachidi. Brava.
L'ho preso con un po' di incertezza perché ho detto l'abbiamo provato o non l'abbiamo provato, non mi ricordavo, però non l'abbiamo fatto. Ok, no. Cadbury no. Che cos'è? Della motta. Della motta. Sono tutte tavolette bianco. È uno snack al cioccolato bianco con dentro il riso soffiato. Wow. C'era pure il cioccolato normale, ma non l'ho preso. No, sono particolare questo. Ma sono sottili però, lo sai? Una tavoletta di cioccolato. Cioccolì. Bello, sta così. Io mai visto. Al contrario. Mai visto. Alla fine conveniva la confezione. Io. Confezione. Hershey's Cookies and Cream Salted Caramel. Da amanti del Salted Caramel non potevo questa non merita prendo. Secondo me questo l'ho preso perché scade a febbraio e Reese's al cioccolato bianco costava 50 centesimi, ho detto ma chi se ne frega, questo è il 31esimo prodotto, esatto. Il Jolly. Questo è il Jolly che finirà nella nostra bustina. Sì, infatti vai. Io l'ho preso Bis. Bis Extra Oreo. Questa è una barretta forse esternamente ricoperta di cioccolato bianco, internamente ci sarà l'Oreo. Jelly Bill. Pina colada. Jelly Belly. Jelly Belly. Eccola qui, pina colada, è freddissima. Infatti mo non la metto. Questa beh, tipo ananas, poco, sì, queste cose qua. Ok. L'ho presa perché ho detto voglio prendere qualche bevanda, nulla di che, però giusto per sciacquarci la bocca perché abbiamo tantissimi snack da provare. Sì, infatti, perché oltre a questi ce ne stanno altri 7 fuori che ho comprato man mano, quindi sì, abbiamo tra questa box, esatto. Lidl, qualche altro supermercato. Tutte di sì. Questo. Oreo. Questa sarà vaniglia, sì. Ma che cos'è sta cosa strana? No, è... Tortina, è una tortina, esatto. Alla vaniglia. Come se fosse un dorayaki. Adoro. E quindi l'ho preso, fine. Ah. Guarda quanto sono dure, cioè nel senso sono belle crunchy. Cheetos gusto BBQ. Ah, BBQ? Sì. Crunchy. Ci piace un po' di salato. Io non vedo l'ora di finire e di iniziare a provare. Allora, aspetta una cosa. Vai. King Soft Cookie, tripo cioccolato a latini. Bella questa scatola. Bella, eh? C'era pure un gusto semplice, però. Questa pure merendina. Ho detto no, io devo prendere il tripo cioccolato. Bello, mi piace. Questo è il video dei tripletti. Ho preso un milchino, una tavoletta Milka, caramilk golden caramel. Caramello. È cioccolato bianco. No. È un gatto. Sì, non è. Fuori cioccolato bianco. No, non penso, sarà tutto caramello. No, va bene. Cioccolato bianco deve essere scritto da nessuna parte. Vabbè, che fanno solo caramello. Brava, cioccolato bianco, caramello in polvere. Ma era normale, che facevi cioccolato... No, pensavo fosse tutto caramello. No. Non l'abbiamo mai provato, eh? No, mai visto anche tra l'altro. Io da me sono freddo salato. Kio tortillas Mexican BBQ style. Ma te le ricordi queste salse? Sì, no? A noi ci uscì quella lì, no, quella al formaggio, volevamo quella, quella piccante. Ma ci uscì quella piccantina. Ci piace. Sei sicura che questa era BBQ? Sì. Queste le ho prese perché io tutte queste cose già so che non sarà buono, perché lo so, ma io le ho provate. Questo provammo quei cosi di cocco là con Square 2. A me non lo so, io quando vedo queste cose mi ricorda un po' Scooby-Doo. Quindi io non vedrei di provarle, sono tipo dei biscotti morbidi. No, sono proprio il biscotto con... Sono 3 biscotti con 2 creme diverse. Ah, io pensavo che era tipo qualcosa a merendina. No, biscotto. Ma chissà se saranno confezionati. Boh, vedremo. Kit Kat Cookies and Cream. Ah, questa è una super novità. Questa, eh? Secondo me è una chicchina. Mm-hmm. Io ho fatto l'ordine per loro. Era buono questo, quello con i popcorn. Però questo è più sottile. Sì, quello era più doppio.
Grenade. Ah, questa è... Ha fatto la storia. Protein. Vado il gatto. Ho preso gusto, cioccolato bianco e io Oreo. Quindi è una barretta proteica. Esatto. In collaborazione con Oreo. Bellissima, ecco, questa. Non potevo non prenderla, quindi la proveremo, perché così... Guarda, daremo storia. Anche un giudizio. Mamma mia, che ricordo. È cambiato pecco, pure sì. Com'è al tasto, sì, eh? Sì. Com'era lucida. Sento un tubo. Ah, senti un tubo? Pringles e metal. Mamma, mi sa che esce la dentro. No, ho detto no, lo devo prendere. Comunque Pringles ha fatto uscire la nuova linea di gusti. Ci Quale? Sono dei gusti spettacolari. Lime, gamberetto, tanti gusti particolari. Ma sempre in tubo. Sì. Loro. Abbiamo i cuginetti lì. Mr. Brownie. Secondo me questo. Questo qui però ha lemon cake. Sapete che io sono una fan del limone, degli agrumi. Da provare anche questo. Wow, questo sta facendo un sacco di prodotti, questa linea, ma Mr. Brown. Tra poco i prodotti dentro e noi andiamo fuori. Un'altra cosa ingombrante. Me ne hanno messi questi cosi. Sembrano tutti Cheetos. Ham and cheese flavor. Quindi sarebbe tipo prosciutto e formaggio. Esatto. Penso di sì. Sì, perché bene. È sandwich con prosciutto e formaggio. Prosciutto e formaggio. Dai, c'è un po' di salato, meno male. Che cos'è sta roba? Bubblegum. For bro. Iced tea. Bubblegum. Dai, lo provo prima io e vediamo. Sì, infatti. Anche se secondo me sarà tipo pure qualche gioco. Tè. Perché Apple Store. Infatti, può essere. Qualcosa di qualche gioco. Sì. Ok. Però carina. Però è bella, è specchio. Pagata tipo 10 euro. Che domani? Ma no, sto scherzando. Aspetta, io l'avevo trovato, poi te lo dico subito. Un euro? 1,80 euro. Oh, tutti i patatini piccoli. Sempre. Sembrava tipo qualcosa della Lind. No. Invece no, vabbè, questo non conosco il giapponese, il cinese, non so cosa sia. È tipo un wafer alla vaniglia. Vanilla. Vero? Esatto. Sono molto brava. Poi ho preso questo, è il nuovo sneakers. Dentro ci sta il caramello. Questa è la mandorla. Lo penso pure l'arachide. Non c'è cioccolato. In inglese anche. No, però ci sono proprio i pezzi. Ma questo è spagnolo. Sì, è spagnolo. Amendo. Vabbè, sì. Sì, caramello, però ci sono i pezzi. Col caramello. Esatto. Lo sneakers a caramello in pratica. Ok. Però per me sono proprio più crunchy. Ultimi due prodotti. Onore a me. Ah, no. Vai. E questo che ci sta? Questo è fragola, forse. Allora, non mi so sta fragola. Non mi ricordo. No, non si capisce perché qua è tutto scritto in una lingua. Vabbè, proprio quando li proverò ve lo dirò. Comunque, se non mi sbaglio, sì. Non mi piace. No, secondo vedi te... soprattutto qualcosa che ti fatto? Cioccolato e fragola. Cioccolato e fragola. Japan. Ultimo prodotto che questo ti piacerà. Hershey's. Ah, questo. Cookies and cream. Chocoroll. Ecco. Questo sarà qualcosa tipo, esatto. Tipo tronchi. Ma ce ne sono pure due dentro. Tipo tronchi. Ok. Questo è stato tutto il nostro unboxing. Pieno zeppo. Fateci sapere se avete mai acquistato oppure dopo questo video andrete un po' a curiosare il sito. E quindi nulla, noi adesso ci cambiamo altre 100 maglie e andiamo a registrare tantissimi video assaggio. E sono le 8 di sera. Bene. E nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!